bentornati. Ciao a tutti. Dici subito cosa hai fatto alle dita, perché abbiamo parlato del fatto che tu sia una manella e ti presenti con i cerottini. La gente e al lavoro mi sono ferita mortalmente a una... Mortalmente. Posso fare ancora la pubblicità dei materassi, ci vuole solo un po' più di fatica. Potrei già essere guarita quando questa puntata andrà in onda, quindi... Quasi sicuramente. Non c'è nessunissimo problema. Pace! Vabbè, questo... Vabbè, però... No! E, avrete notato che c'è un terzo riquadro. Ospite! Mostrati. È morto. È morto l'ospite. No, non sono morto, stavo cadendo in realtà. Ah, ok. Ma... per bene, grazie bellezza. A tutti per averci seguito. Alla prossima puntata. Il bello della non diretta, ciao. Intanto buongiorno, perché qua fuori c'è la luce e ce l'ho anche sparata in faccia, quindi non so esattamente da dove non vedo. Quindi buongiorno a tutti quanti. Buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio. Sì, no, volevo dirlo, solo che ho detto si danno le cose troppo per smontate poi. Grazie per averci seguito. Questa è una citazione di un cartone che ovviamente guardo probabilmente solo io, questo gruppo che è Rick e Morty, ma va bene, lo dico in anticipo. Io ho promesso che inizierò a guardarlo prima anch'io. O poi. Ok, io vi aspetto. Io sto aspettando voi che mi commentiate la puntata secondo per secondo. Faremo una puntata live di noi che guardiamo il primo episodio. Esatto, solo che dite, oddio, questo lo dice Manuel, oddio, questo lo dice Manuel. Quindi scopriremo che la tua personalità in realtà è basata su Rick e Morty. Anni buttati nel bidet. Ma presentiamo il nostro ospite, esatto. Perché non l'abbiamo presentato. Allora, il nostro ospite si chiama Manuel, abbiamo collaborato diverse volte, ormai sono quasi 10 anni, che almeno io e Manuel ci conosciamo 10 anni, con Giulia... 2015. 15, quindi 6. Sono 6 anni. Sì, 6 anni. Volevo dire che nel corso dell'episodio parleremo di tutto quello che sono stati i progetti... Che abbiamo nostri, fatto divisi e anche personali di questo nostro giovane ospite. Il giovane sì, ospite. Sia di quelli divisi che quelli interi, non si sa mai perché... Vuoi dirci qualcosa su te? Dici pure chi sei, Manuel. Allora, mi presento, sono Manuel Antonio Gullotta, sono un attore... amatoriale e un videomaker amatoriale, al naturale stavo dicendo, non capisco. Manuel è bio. No, esatto, completamente bio. 100% bio. Prendo per gli occhiali, quelli penso siano sintetici. Tornando al punto, sono un videomaker, quindi mi occupo principalmente di fare l'attore, di fare editing e di fare pseudoregia. Pseudoregia? Sì, pseudoregia perché non ho tanti corti da mostrare di mia regia per il momento. Arriveranno. Però hai tante cose scritte. Sì, la maggior parte nel computer, perché il computer probabilmente tra poco farà kaboom, è lì che lampeggia, tipo per dire, guarda, è la memoria piena, adesso cancello tutto. Salutiamo tutti i computer che stanno per fare kaboom di tutte le persone che ci seguono, che probabilmente sono tanti. Fai un backup velocissimo. Ringraziamo gli hard disk, compratevi degli hard disk. Ebbene sì, faccio dei progetti anch'io, ho qualcosa di scritto, ma in questo momento è un po' delicato, non si può provare a fare nulla. Mm-hmm. E quindi al momento rimane tutto quanto in stallo fino al 2000 a una chiamiamolo 2000 e mai, ma fino a che non ci sia la possibilità di tornare a una realtà vivibile. Bene. Sì. Ora tocca a me. Come vi siete conosciuti? Allora, su un set, il primo giorno in cui io ho conosciuto Manuel, non ho visto il suo viso fino a pranzo, probabilmente. Lui aveva queste bende in testa e io non sapevo che faccia avesse quest'uomo. Soprattutto e poi si è tolto non parlava. La maschera ed è partita la sigla di qualche cartone animato. Neanche la mia voce sentiva, io non riuscivo neanche a parlare con la maschera. Sì, ma poi nel progetto non avevi battute. In realtà era lui il cattivo di questa storia, però era inquietante perché non doveva parlare. Però il fatto è che faceva caldo, quindi vedevo... Era giugno? Giugno, mi sa che era giugno. Piena, no? Comunque incominciava a fare caldo. Sì, faceva caldo a Milano specialmente. Io avevo la maglietta, la felpa e la camicia simile a questa. Cioè la felpa col cappuccio e le bende in faccia che coprivano un occhio. E tra parenti senza occhiali non ci vedo. Potete immaginare come ho vissuto quelle giornate. Beh, sì, quindi a riprova poi... che le prime impressioni non sono mai valide. No, è valida. Non mi ha fatto una brutta impressione, anche perché non come facevo però, a... sai, sembrava una persona muta.
seria e spaventosa. Invece guarda lì. Guardalo. Guarda lì. Che bambolino come quello di Ghostbuster, delle pupazzette, degli gnocchi di Licheni. Oddio, l'omino Michelin. L'omino Michelin. Questo no, è un podcast. Esatto. Sì, esatto. Guarda che Michelin, orso yogi che c'è lì. Sì, abbiamo delle macchine Michelin, se ci vuoi regalare delle ruote, personalmente non ci sputo sopra. Ciao Michelin. No, beh, c'è da dire anche che comunque... Anche perché slitterebbero. No, quella è stata un'occasione in cui molta gente non ci pensa. Quando si gira d'estate, l'aria condizionata è spenta. Il giorno in cui ci siamo conosciuti stavamo anche per morire. Non potevo neanche bere, Giulia. Ma poi ti abbiamo procurato la cannuccia, mi ricordo, che te la mettevi. Sì, la cannuccia. Sì, che poi non entrava acqua alla fine, perché era così piegata che non entrava l'acqua, quindi... Utile. Mi idratavo tipo come le piante, una goccia in testa. Sì, sì. E invece Manuel e Giulia. Eh beh, noi ci siamo conosciuti... No, non su Rise, noi ci siamo conosciuti prima di andare sul set. Sì, 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 abbiamo fatto forse Pasqua assieme. Esatto, Pasquetta no. Pasquetta l'abbiamo fatta dopo in realtà. Dopo? Allora dopo? Perché, mi sa che era già Mombello. Mi sa proprio di sì. Perché abitando lontani secondo me non c'è stata occasione prima. Eh sì, perché in realtà ci siamo visti il primo giorno di set, poi abbiamo girato tutto, che comunque abbiamo fatto in un paio di giorni il primo set. Tra l'altro siamo un gruppo di trentenni. Mamma mia, non mi ci fate pensare. Sì. Io sono sia trentenne che trentunenne. Tipo le linee di che vai con un piede da una parte e con un piede dall'altra. Esatto, sì. Esatto. Io so già quando fai il compleanno oltreoceano, che tipo in Europa hai già un anno in più. Cioè, no. In America no. Esatto. E pensa che poi quando fai gli anni nel paese dove ti trovi, c'è un altro paese in cui ancora devi compiere gli anni. Cioè, capito? Scusate, dovevo cantare Ritorno al Futuro. Perché lei invece da cosa siamo accomunati? Da The Rise of the Villains. È uno dei progetti che mi ha dato più soddisfazione alla quale ho partecipato. Non posso neanche fare il cuore. No. Il mio cuore c'ha le sopracciglia. Sono ali in realtà. Oh. No, andare via! L'unico corto in realtà pieno di premi, essendo che io ho partecipato al primo, al secondo, al terzo, al quarto e il beep, 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 beep. Il Covid ci ha bloccato l'uscita del quarto e dovevo uscire l'anno scorso. Piango tuttora. E comunque abbiamo vinto un sacco di premi grazie a Federica. No. E comunque... Beh, è un lavoro di squadra. Grazie a Federica. Grazie a Federica e al fatto che ha messo insieme... grazie a te che hai messo insieme comunque... Gli Avengers. Esatto, gli Avengers di Gotham. Esatto. Dovrebbero essere la Justice League perché è Batman, però vabbè. Hai ragione. Io DC faccio troppo. Schifo, raga. Cioè, io ho diretto una web series della DC, io non so niente della DC. Vabbè, ma ci sono io. Giulia è il mio consulente DC. Perché le dico, vorrei fare questo, ma ha senso con questo personaggio? Lei mi guarda... Ma Giulia è la tua consulente di sì e io sono il tuo consulente di no. Sauro. Brividi e oggi qui ci sono 35 gradi, non capisco. Sì, Jurassic Park nel cuore. Ciao Steven, se vuoi chiamarmi sono bravissimo. Amo tutti i tuoi film, qualsiasi film, anche Super 8, mi è piaciuto un sacco, chiamami, io posso fare anche te. Super 8... No, era brutto da dire Super 8 all'inglese, ma Super 8 è per la pellicola all'italiana. Certo, ha perfettamente senso. Stiamo parlando di Rise of the Villains, in cui è messo insieme questo cast fantastico, un sacco di persone a cui voglio bene, un sacco no, e un sacco no inteso solo me. Ogni volta che giriamo è veramente bello perché ci riusciamo anche a capire e ci aiutiamo a vicenda. Questa è una cosa che veramente in altri set che ho trovato si fa fatica. Noi possiamo parlare di cosa vuol dire lavorare con degli amici, per esempio. Esatto. E spesso quando facciamo gli ask sulla nostra pagina di Rise of the Villains, e questo spesso ci chiedono com'è lavorare con degli amici, su un set o altro. E io dico sempre che è un'arma a doppio taglio, perché certo. A volte agli amici non puoi chiedere troppo, però è anche vero che gli amici... se non li paghi.
è vero anche che gli amici si offrono di fare una cosa, sì, e dovrebbero essere sempre disponibili entro i loro limiti, però. Quindi non è mai facile. Poi, ecco, se, con senza i soldi in ballo è una cosa. Quando ci sono anche i soldi in ballo diventa un altro problema. Sì. Perché sì, sono amici, però li stai pagando, quindi puoi chiedergli di più. La professionalità è fondamentale, che si sia amici oppure no. Io cerco di dare sempre il massimo, a prescindere se vengo pagato o meno, se sono da un amico o meno. Ok, questa è la cosa fondamentale. Però quello che mi dà fastidio è soprattutto un modo arrogante di esprimersi all'interno di un set dove comunque ci sono delle persone che non possono avere un'idea al 100% di quello che ha un'altra persona in testa. Quando c'è qualcosa che non va, penso sempre che il modo di porsi, soprattutto se uno non lo stai pagando, debba essere più calmo. Ovviamente se io non sto facendo niente è un conto, se sto sbagliando qualcosa e la vuoi in maniera diversa c'è un altro modo di esprimersi. Io questo è quello che penso. Poi alla fine, cioè, parliamoci chiaro, se io voglio comparire in un cortometraggio, voglio che quel cortometraggio sia bello, devo mettere io il 110%. Non è che deve essere qualcun altro a metterlo al posto mio, certo, sennò che cosa ci vado a fare? Esatto. Poi qui poi il punto è sempre questo: se uno ti urla addosso mentre stai facendo le cose, dici sì, ma non mi stai pagando, caro amico mio. Se vieni assunto, fra virgolette, sia che ti offri volontario che come ti comporti in una situazione che non è il tuo lavoro, ti definisci anche come sei a livello di persona. Non è il tuo lavoro, ma o stai facendo un favore a qualcuno oppure ti sei offerto volontario per fare un'esperienza. Se dimostri comunque, nonostante la mancanza di pagamento, che noi lo diciamo spesso, che purtroppo in questo ambiente capita che ti ritrovi a fare lavori, devi valutare tu se vale la pena come esperienza oppure no. Se nel caso che vale la pena lo decidi di fare, dimostrare che sei una persona professionale in una situazione che magari poi diventa stressante o la gente ti chiede tanto, dimostra anche che tipo di persona sei, anche non nell'ambiente, anche se non è il tuo ambiente. Sì, ma tanto devono capitare certe situazioni per capire se effettivamente uno le può gestire o meno, quindi alla fine uno si trova solo al momento esatto per capire se ne vale la pena o meno. Quindi se avete un'occasione tutti quanti, non abbiate paura, provate a fare lo stesso, tanto nell'esatto momento che vi capita il problema è lì che dovete scegliere come comportarlo. Ovviamente se andate in un posto in cui non vi pagano, vi chiedono di scalare la montagna ad occhi chiusi senza imbragatura, non c'è bisogno che ve lo dica io che forse sarebbe meglio non farlo. Che sei esatto. Tom Cruise. Ma neanche Tom Cruise. Neanche lui è senza imbragatura. Sono dell'idea che amici o no, devi comunque dare il 100%, non importa chi ti ha chiesto di fare questa cosa o se è una cosa amatoriale o meno, devi comunque dare il 100%, anche perché dalle cose amatoriali poi possono nascere cose più importanti. Esatto. Non c'è posto migliore per capire se sei adatto al set che il set, perché non esistono teorie che ti possono insegnare cosa vuol dire essere su un set quando succede qualcosa che non deve succedere, tipo piove, che è un esempio banale, però è un esempio che se tu stai girando tutto il giorno all'aperto sono casi tuoi. Ho avuto un'esperienza, non dico nell'arco temporale di quando, giusto per correttezza, però ho avuto questa esperienza, ridiamo, in cui ho dovuto girare in un posto in un periodo molto freddo, in cui in altre situazioni precedenti ho avuto la possibilità di constatare che girare in un periodo molto freddo è molto difficile. Non era assolutamente il secondo capitolo di Rise. No, no, durante i giorni della merla. Ecco, quindi sappiate già che la cosa si pospone al secondo capitolo di Rise. Girare e in inverno non è Rise. Esatto, anche con la mia premura di far capire che le cose potevano essere un po' difficili, ricordo sempre che le cose fatte amicizia sono sempre belle, però il parere di un amico quando ti dà dei consigli, soprattutto se stiamo facendo la stessa cosa ma da professionisti, dammi ascolto. E non sono stato ascoltato, abbiamo girato con un sacco di freddo, cosa che se la sera non mi è venuta la febbre, pura fortuna. Ecco, esatto. Sì, questa è un'altra cosa da considerare, perché l'attore è abbastanza coperto, ha un posto dove si può riscaldare, perché se il giorno dopo l'attore ha 42.000 di febbre, sfido io. Deve girare delle altre scene. Esatto, quindi magari sono ritardi sulla produzione, sono... Poi è chiaro che più i set hanno budget alto, più ci più sono soldi perdi. Esatto. No, ma anche più ci sono persone che si occupano di queste cose. Cioè, certo, se un set sì. Con un cast tecnico ridotto e con un budget ridotto, sei tu che devi occuparti di attori, luci, Invece su un set più è professionale, cioè non professionale, più è ad alto budget il lavoro che fai, più magari c'è una persona che fa solo il lavoro di portare la coperta all'attore quando si dà lo stop alla scena. Esatto, è data la figura del COVID manager. Lo scaldino.
cioè praticamente è la persona che misura la febbre a tutti quanti e si occupa di cambiare mascherine, ma anche parla col regista e l'assistant director e il producer per creare un ambiente COVID safe. Quindi, sì, siamo adattati. Ed è una figura che è nata col COVID. Ma è un robot? È un robot. No, sarebbe... è una persona. Bello. Sarebbe, no, sarebbe il colmo... sicurezza, distanza, esatto, no, ma sarebbe il colmo se il COVID, il COVID director, non mi ricordo già più come si chiama, però se questa persona detta il COVID safe, manager. Ok, il COVID manager abbia il COVID lui stesso, sarebbe il colmo. Quello sì, si occupa anche di dire agli attori o a chi è sul set di farsi il COVID test ogni due giorni, presentare le carte, se non ce l'hai ti deve cacciare, quindi sono tutte quelle cose. Ok, quindi Tom Cruise ha creato questa figura probabilmente. Mamma mia, probabilmente è Tom Cruise su tutti i set. Raga, forse lui era il primo. Mi ha fatto veramente, posso dire, godere quando ho sentito quella lui che sbroccava malissimo contro... Ma è giusto! Contro quelli del cast. Ha ragione, scusami, cioè c'è una pandemia e la gente se ne frega. C'è una bellissima battuta che girava su Tom Cruise un po' di tempo fa, perché c'era la voce che lui avrebbe potuto fare Green Lantern nel nuovo giro del DC Universe, e diceva sì, lo farà soltanto se potrà andare lui nello spazio con una tuta. Lui è attaccato al prossimo SpaceX con l'imbragatura. Elon Musk. Sponsored by Elon Musk. Elon, io non ti dico che voglio una Tesla, ma se dovessi comprarmi sotto casa, grazie in anticipo, Elon. Sappi che io ti stimo, non sono tra quelli che vanno contro i tuoi pensieri. No, poverino. Non voglio venire su Marte, però una Tesla sotto casa e magari qualche milioncino dentro. Sono allergica alla polvere, non posso venire su Marte. Esatto, per questo esatto motivo. Bello questo matto. Il naso così e gli occhi che lacrimano. Piacere agli alieni. Non voglio andare a coltivare patate insieme a Matt Damon. Io avrei un'altra citazione da fare. Falla. E Federica, tu penso abbia già capito. Mi ha toccato la mano! Sono felice! Questa è una mia citazione. Ok, faremo vedere di che cosa sta parlando Manuel. Ok. Piacere! Piacere! Grandissimo Matt! Vai! Chiunque sia a capo di un progetto, siano coinvolti e abbiano mente aperta, devi anche capire che se ci metti solo i soldi, magari non sei un esperto. Quindi sì, credi nel progetto, però non capisci niente di cinema. Se invece sei regista e produttore, cosa che molto spesso capita sempre di più adesso, che vuol dire che ne sai e ti paghi quello che serve. Specialmente nel cinema indie, che comunque si sta, esatto, sta prendendo piede. Quindi e in quel caso, insomma, ascoltare chiunque abbia voce in capitolo sulle decisioni che prendi. Cioè, se ti arriva, non so, credo ci sia una figura specifica che deve solo controllare il meteo per il giorno dopo. No, beh, allora solitamente è l'assistant director, perché deve mandare la call sheet con scritto a quest'ora, c'è esatto. Il sole, cosa che solitamente anche il cinematographer sa, il DP sa perfettamente quando è che tramonta il sole, perché è il suo lavoro, esatto. Però sì, solitamente è l'assistant director perché deve mandare la call sheet, esatto. Però... Una cosa che mi piacerebbe un sacco provare a girare è una scena al tramonto, perché l'unica che mi hanno raccontato, io non l'ho mai vista, era stata con più camere, quello mi piacerebbe. Al tramonto è difficile perché la golden hour dura proprio poco, quindi... Esatto, per quello provare con due camere, cioè vedere come girano con più camere, riprendendo soprattutto di solito. Sì. Cani. Facci vedere i tuoi amici, riprendendo con più angolazioni. Più. Oh no! Non si vede. Sono tre, sì. No, in realtà è il cane di Harry Potter. Il cane ha tre teste, Fluffy. È un cerbero praticamente. Per favore, non fate casino mentre registriamo il podcast, grazie. Non hanno foglie rosse sul petto, sennò sarebbero cani desi. Anche al cane non è piaciuta, non so se si sente. No, no, infatti non scodinzolano più. Guarda che... Dici come è nata il tuo amore per il cinema e se c'è un film che ti ha magari aiutato con questa passione. Allora, in realtà il film che più mi ricordo da piccolo è il film che tuttora mi fa sempre piangere, ed è strano come un film di 23 anni possa farmi piangere tuttora, è Godzilla del 1998 di Roland Emmerich.
che io non capisco perché non venga apprezzato come Godzilla a sé, debba per forza essere giudicato come Godzilla Universe. Vabbè, a parte questo, mi è sempre piaciuto un po' vedere tutte le emozioni che sprigionavano gli attori. La pensavo Godzilla. Per i piccoli di Godzilla, che non è spoiler, dopo 23 anni è spoiler. Non è spoiler. L'attore, devo dire, è veramente bravo di Godzilla. Oh, Matthew Broderick è stato veramente bravo. Ok, che lui in realtà ha un viso molto particolare. Ci sono certi momenti, poi ovviamente io l'ho guardato col doppiaggio italiano e l'ho riguardato in inglese, non è la stessa identica cosa, devo dire la verità. Ha una voce comica, Matthew Broderick. Sì, esatto. Invece nella voce italiana è molto più giovane, molto sì, più... da ragazzino. Esatto, quindi ti dà tutt'altra impressione e io lo vedevo ed è una cosa che ho capito soltanto approfondendo cos'è realmente il cinema. Ho scoperto anche così che il doppiaggio è una branca del cinema e che comunque dà il suo bell'impatto. Da lì ho capito esattamente l'imposizione di voce, ho capito un sacco di cose, che la recitazione non è soltanto visiva ma è audiovisiva, quindi effettivamente se uno è bravissimo a fare delle espressioni facciali ma poi quando parla sembra che okay, devo dire una cosa che non possa essere offensiva, non ha bevuto che non risulta offensiva. Grazie Alessia Marcuzzi. Insomma, meglio che una persona che non sappia leggere. L'esempio che faccio io, sempre più classico, di riguardo doppiaggio e attore, è Hayden Christensen in Star Wars. Ma in realtà nei due che ha fatto lui. Lui ha una mimica facciale fantastica. Cioè, io lo guardo piangere, piango. Lo guardo fare urlare. Urli. Ma sentito in originale, non me ne vogliano quelli che adorano Hayden Christensen, però infatti... proprio un modo di... recitare un po' così. Ma quando lo guardi in italiano, quando lo guardi in italiano, il capitolo 2-3 barra quelli girati dopo. 2-3 è giusto. 2-3. Però sono prima, ma sono dopo. Esatto. I cloni e la vendetta dei Sith. Esatto. Ma lì lui in realtà io sempre ho detto wow, che cioè, proprio la mia ignoranza mi ha fatto sempre dire wow, che bravo questo attore. Ma per carità è bravissimo. Poi dopodiché ascolti la voce e dici... Ah, un film che adoro in lingua originale è Australia. Con Nicole Kidman e Hugh Jackman. Ma a parte esatto. Soltanto l'accento da tante cose. Esatto. Sì, ma cioè, mi ha fatto emozionare. Io ho pianto quando ho guardato Australia, davvero. E anch'io, Manu, non vuoi capire. Comunque, di fatto, che mi sono perso molto nel parlare, è tutto partito da Godzilla e è un film che è rimasto un po'... È The Day After Tomorrow. L'abbiamo consumato, quello lì, io e mio fratello. Abbiamo consumato la cassetta, non sto scherzando, le VHS, tornando alla citazione di un episodio precedente del podcast. E da lì, Dennis Quaid, se vuoi per caso darmi qualche milioncino perché... Ciao, Dennis Quaid! Parlando di VHS, cosa ne sanno le nuove generazioni di dover aspettare che la cassetta tornasse indietro per riguardarla? Hanno capito che possono vendere i prodotti già download senza piratarli. Il primo film che ho preso, che avevo anche la copia digitale gratuita, cioè gratuita inclusa, avevo 3D normale, è stato Il Cacciatore di Vampiri, tra parentesi film bellissimo. Scusa, qual è Cacciatore di Vampiri? È quello con Abraham Lincoln. È bellissimo. Soltanto perché c'è Powerless di Linkin Park. Pure, esatto. Che io adoro Linkin Park. Vai, Manu. Bravo. Io so perché piace. Il problema è fare perché l'ascia che si trasforma in fucile. Mamma mia. È un po' come guardarsi Piranha in 3D e dire non dovrei stopparlo, ma perché lo sto guardando? Allora, io Piranha in 3D non lo posso guardare. Tutti i film sugli squali che sono squalo, esiste una serie, ve l'avevo raccontato, che esistono squali a due teste, tre teste, credo arrivi a sei. Io l'unica cosa teste con gli squali che adoro, oltre la filmografia dello squalo, no, è Sharknado, quindi c'è nel senso... Io ho detto la filmografia, ma intendevo la serie di film. Lo so, ma tu hai detto filmografia, io mi sono immaginato allo squalo su IMDb. Come si è evoluta la cosa da tu che hai visto Godzilla a esatto, tu che effettivamente sei andato su un set e hai iniziato a fare le tue cose, quando hai iniziato, con cosa? E qual è il tipo anche di cinema che vuoi fare? Esatto. Se è una cosa più alla Godzilla o se è una cosa un po' più realistica? Beh, cioè, posso dire che si è evoluta con l'aspettativa di fare un film come Godzilla e finora non mi è mai capitato. Ho scoperto che Godzilla realmente non esiste, solo di recente, e che quindi non era un vero dinosauro. Cosa ne sai? Una vera iguana mutata, ma hanno usato la CGI. Cosa ne sai? Nel mio cuore ci sarà sempre, quindi in realtà... Dov'è Godzilla qui? Perché in realtà
qualcuno ha secondato la mia fantasia di avere, di fare qualcosa con Godzilla, e ovviamente si parla di Federica, c'è una puntata di nostro progetto, perché comunque io e Federica in realtà abbiamo fatto delle cose molto belle insieme, esatto, un sacco di roba assieme, sono tutte fantastiche, e mi ha secondato, ha fatto una scena apposta per me. Ed è, penso, la scena che mi rimarrà nel cuore per tutta la vita. Per quanto io ami The Rise of the Villains come se fosse mio figlio, quella scena lì è come se fosse il mio primo vero figlio, cioè nel senso... intanto io cerco. La mia passione del cinema è nata per un contesto, una tipologia di film, notando le possibilità che ci sono in Italia e le possibilità che ci sono tra le varie conoscenze e le possibilità economiche per produrre qualcosa, mi sono ritrovato a fare altri prodotti. Ovviamente non dico che non piaccia come cosa, in realtà mi piace un sacco, ma punterei a fare in realtà cose molto serie con un tema centrale molto importante, crearci qualcosa attorno che possa essere utile a qualcuno che guarda un film, sia per intrattenimento sia per passare il tempo. Il perfetto connubio di prodotti di questo tipo sono i film o cortometraggi o quello che vuole, lungometraggio, indipendenti, che riescono, nonostante magari l'ambientazione fantascientifica oppure non realistica, a trattare temi reali. Mi viene sempre in mente, non è così fantascientifico, però mi vengono in mente i vari futuri distopici, ma anche banalmente gli X-Men credo sia uno dei più grandi esempi di prodotto, non è fantascientifico, ma è, adesso ha tutto un genere suo che è il cinecomic, che però parla di integrazione, di ghettizzazione del diverso. Quindi c'è sempre qualcuno che è diverso da te che diventa il problema. Gli X-Men sono il passo successivo, e secondo me è un ottimo esempio di sia come fumetto. Perché genitori, fate leggere fumetti ai vostri figli, perché in realtà possono essere un giusto esempio educativo per portarli a vivere in un mondo un po' più pacifico o comunque meno cattivo. Il rischio è che, visto quanto è stupido il genere umano, tu cominci a dare ragione a Magneto. Oh, non sono io, giuro! E quindi dice, no, il genere umano deve morire. Beh, un po' come tutti quei film distopici, come può essere anche lo stesso Divergent o qualcosa. Fair Games, stavo giusto pensando. Sì, tutte quelle cose lì, insomma, anche quello è una denuncia sociale abbastanza. Quindi era quello più o meno il genere che tu intendevi, Manu, qualcosa che parli di temi. Esatto. Una sorta anche di Black Mirror. Ma guardate, Black Mirror mi è piaciuto un sacco, anche se alcune puntate mettono un po' i brividi, perché penso che è come se abbiano... Non è poi così lontano. Esatto, abbiano avuto una visione lontana ma vicina di quello che è in realtà il futuro dell'umanità, e il che è molto preoccupante. Quindi ragazzi, fate come me, centriamo un film sull'amicizia in cui tutti quanti si sparano addosso con esplosioni. Non l'hanno già fatto, si chiama Avengers Endgame, scusatemi. Fratelli Russo, datemi una parte in un film bellissimo. Adesso scusatemi. Sono curiosa di vedere quello nuovo con Tom Holland dei Russo. Di Avengers. L'ho trovata. Una puntata in cui ognuno sognava cose che voleva. Godzilla! Papà Zucchero! Vabbè. Perché è bellissima. È la scena più bella del mondo. Nessun film può fare qualcosa di così epico. Mi piace tantissimo quel Godzilla lì. Allora, questa serie che abbiamo fatto con... C'era anche Manu e altri due amici. Praticamente parlava di questa ragazza che convive con la sua migliore amica. E la sua migliore amica decide di andare a convivere col ragazzo. Quindi lei rimane da sola e va in questa scuola di cinema. Quindi, essendo che studentessa, ha bisogno di qualcun altro per condividere l'appartamento. Guarda caso, questi tre ragazzi vengono sbattuti fuori dal proprietario del loro appartamento, perché hanno, per l'ennesima volta, hanno girato un cortometraggio per scuola e hanno tipo mezzo distrutto la casa, e quindi li sbatte fuori e trovano l'annuncio di questa ragazza che sono io, e quindi si ritrova questi tre uragani umani in casa che praticamente le smontano la casa a lei a questo punto, però lei non ha molte alternative, quindi se li deve tenere in casa. Però pian pianino diventano amici, quindi questa è la grandi linee la storia. Clapperboard è stata una bellissima esperienza che ci ha portato in realtà a scoprire molte cose e a capire molte problematiche. Quindi quando lavori tanto tempo a stretto contatto con delle persone, perché comunque quanti anni ci siamo stati dietro Clapperboard, anche solo per 6 puntate? Un paio. Un anno e mezzo. In un anno e mezzo delle cose si sono evolute. Nel frattempo abbiamo fatto anche altri progetti in mezzo, quindi non c'era solo quello. Quindi
c'è stata una pseudo convivenza. Diciamo che per noi è stato un grande esperimento anche a livello tecnico. Esatto. Lavoravamo tutti e quattro e quindi per quello ci abbiamo messo un anno e mezzo per fare 6 episodi. Nelle pause. Esatto. È successo prima di Rise, quindi non c'era molta finzione in realtà, perché ognuno faceva più o meno se stesso, ma esagerato. Una versione esagerata, drammatica, forse Manuel un po' meno. Vero, confermo. No, in realtà ero esagerato su certe cose, ma molte cose cercavo di metterci più trasparenza possibile, perché poi alla fine si parlava di una convivenza. La cosa migliore della convivenza è proprio la trasparenza delle persone, perché vedi le persone realmente come sono. E questo in realtà, come diceva Federica, questa è la cosa che ha influito, il fatto che non abbiamo proprio recitato completamente, ma ci siamo comportati un po' come noi stessi. Questo magari ha incastrato un po' i rapporti. Volevamo rappresentare com'è la vita di anche uno studente di cinema, no? Che alle prime armi deve iniziare ad sperimentare. Cioè... Meta cinema. Però. Quindi erano versioni di noi stessi. Però esagerate, certo, c'è una scena dove Manuel si butta giù dal balcone, non si butta veramente dal balcone tutti i giorni. Sei sicura? O forse sì. Fa parkour. Ogni tanto devo andare. Ogni tanto sì, le gallerie. Con quale genere avete iniziato a fare anche esperimenti? Horror. Ma di recitare horror, drammatico. Perché ho iniziato a recitare in teatro. Ho iniziato a recitare. Una delle primissime cose che ho recitato è stata. Era un racconto legato alla vita di un serial killer veramente esistito. Quindi io facevo la prossima. Tutte come si chiamava, grandi, il... come si come chiamava tutte... lo spettacolo? Del nome del tizio si chiama Roberto Zucco. Era un libro che è stato trasposto in un testo. Ok, ma era un libro vero? Allora, mi pare fosse un libro vero, adesso ora non mi ricordo più se la storia, se era tratto da una storia vera, però non so se proprio il nome era quello. Avevo questa bellissima maglia pagliettata d'argento. Se guardiamo i primi lavori che ho fatto, o i primi lavori che realmente sento miei, perché sono due cose diverse, esatto. Perché in realtà io ho fatto anch'io un po', partendo con la scuola, un po' con un gruppo a parte, ho fatto un po' di teatro anch'io, ma non è una cosa che ho portato chissà che spettacoli, sì, ho fatto La Guardia in, come si chiamava? Gobbo di Notre Dame. Il Gobbo di Notre Dame, sì, la mia memoria. Eros. Sì, compare un cane ogni tanto dietro di me, scusatemi. No, anzi, è una bella cosa. Hai fortuna, Drago. In effetti, ho fatto dei lavori prima, ho fatto anche il teatro dell'invisibile, che era in poche parole portare un... che è la stessa cosa, lo stesso pensiero che ho tuttora nel fare nei film. Un contesto è portarlo all'apertura davanti a persone ignare e vedere come si evolve la situazione. Quello che chiamano adesso esperimento sociale, ok? Solo che era senza videocamere. E non era una cosa programmata. No, cioè, era una cosa che è programmata tra 3-4 attori, 10 persone che vanno lì e portano questa scena, fanno questa piccola scenata per vedere le persone come si comportavano. Ce l'ho presente. Ed è una cosa bella, ma anche molto difficile, porta anche determinate problematiche. Io ho fatto questo, però ovviamente non hanno lo stesso peso delle cose che ho fatto come cortometraggi, che in realtà è quello che mi interessa di più, cioè gli do due pesi diversi, che io ho iniziato con l'horror, perché pensavo che l'horror fosse più facile. Molti filmmaker hanno iniziato con l'horror. Devo fare una citazione doverosa, ma anche Maccio Capatonda ha iniziato a fare gli horror, solo che ha notato che in effetti gli horror, se non sei bravo, in realtà fare horror è un genere molto complicato, cioè facile ma è anche complicato. Ha iniziato a fare il comico così perché ha detto in realtà le cose facevano più ridere che paura, e da lì ha capito che in realtà la comicità era la sua vena artistica, ed è una cosa che in realtà molti scoprono. Io ho scoperto che riesco a fare sempre quello che si incanta, perché la mia vena artistica è urlare e lanciare le cose. Dicono che di solito questo credo sia un modo di dire, ma non so quanto riscontro abbia nella realtà, che riesci a fare le cose che sono spesso lontane da quello che sei tu. Cioè io riesco ad urlare perché urlo, sono arrabbiato. Lo so, però sei una persona generalmente solare. Sì, io sono una persona molto comica, però la roba drammatica mi viene molto bene. Però credo che l'horror sia una cosa con cui si inizia spesso, perché ha un qualcosa legato all'eccesso, sia a livello fisico, per cui l'urlo, l'agitazione, ma anche l'horror in sé, con il vario sangue, il vario movimento, che può essere anche molto eccessivo. Se c'è una sbavatura su una inquadratura oppure nella recitazione, può essere coperta da suoni, esatto, più semplice tra virgolette, perché secondo me è vero che rischia di sfociare nel comico se lo fai troppo. Esatto, bisogna saperlo fare. No, siccome in una puntata abbiamo parlato di Bly Manor, no? Io sono dell'idea che se, come ho già detto, se un film ha troppi jump scare vuol dire che non ha troppo plot.
quindi non c'è veramente una storia e non hanno troppi mezzi per farti davvero spaventare, quindi bisogna anche saperlo fare l'horror. Però secondo me a livello di strumenti è il genere più accessibile, certo con il dramma anche, però l'horror magari è quello un po' più, insomma, chi non ama una storia dell'orrore, anche se non sei amante del genere, però chi non ama magari raccontare una storia di quel tipo, sì, no? Esatto, le cose inquietanti, travestirsi e quelle cose. Il problema che va tra l'horror e il dramma è il fatto che sul dramma a livello di recitazione non puoi è vero, cioè il dramma a livello di strumenti, nel senso che tecnico, sì. Non è che hai bisogno di, cioè non è uno sci-fi, no. Che hai bisogno anche di un dramma può essere due persone che parlano. Esatto, quindi quello a livello di strumenti è semplice, poi l'esecuzione è tutto un altro discorso, perché... Ma infatti ci sono molti film horror che in realtà sono partiti da horror e poi sono diventati tutt'altro, tra cui uno dei miei film preferiti, del mio regista preferito in assoluto, che è La Casa di Sam Raimi. Cioè, allora, io la prima Casa l'ho visto... Dammi un po' di zucchero, bambola. La Casa 1 e poi è diventato La Casa 2, dopodiché L'Armata delle Tenebre. No, L'Armata delle Tenebre, mai, tipo qua e tutti gli altri film che sono venuti di quel qua. Tenete presente che io amo Bruce Campbell così tanto, cioè nel senso io... Che uomo. Quando hanno fermato la produzione, la star ha fermato la produzione della serie, capito, di The Evil Dead, sì. Sono stato malissimo dentro di me, perché poi lui ha detto... Anche se dovessimo riprendere, io non lo faccio più. Ho detto no, Bruce, non farmi questo. Beh, però è apparso nel remake, anche se per un petosecondo. Là in realtà è un cameo non accreditato. Non accreditato, però è perché era una sorpresa. Esatto, cioè quello lì è bellissimo, un po' come la cosa di Brad Pitt. Come in Brad Pitt in Dead. Cioè io ho capito che era Brad Pitt soltanto. E quando prende la scossa che lo vedi e fai... E poi c'è anche Matt Damon a un certo punto, però non si capisce che è Matt Damon. Giulia, volevi aprire un capitolo. Ah sì, volevo aprire questo capitolo legato al fatto che molto spesso chi non è del mestiere, o chi comunque si crede del mestiere non lo è, collega cattivo attore, cattivo film. Ma in realtà se il film è brutto, quello che può fare un attore non è che sia tanto. Cioè sì, può salvare un film... perché la sua interpretazione è fantastica, però se il dialogo che ha da fare o il testo che ha da recitare è... Sì, no, ma infatti il cast può essere di attori che non hanno mai sbagliato un film, è chiaro, ma se per il esempio, film fa schifo... Mi viene in mente Assassin's Creed, il film che è uscito di Assassin's Creed. Sì, sì, con Michael Fassbender. Sì, ma lo salva Michael Fassbender. Sì, perché sì, sì, sì. Non è che sia... Oh, che gran film. Però c'è Michael Fassbender che anche se deve fare la pubblicità del caffè, ci mette l'intensità di uno shakespeariano. George Clooney, ma sì. Esatto. Questo in realtà è uno dei problemi di prendere una trasposizione di un videogioco e fare una cosa completamente diversa da quello che è il senso del videogioco. Cioè io da gamer, da nerd, da amante di fumetti, io le vedo le differenze tra la scusante di fare 1000 film diversi, direttori su universi diversi, tipo Marvel Cinematic Universe, è proprio una terra a parte del mondo dei fumetti, esiste, ok? E nel multiverso esiste, quindi va benissimo. Nel mondo dei videogiochi questo ragionamento è diverso, ci sono 20.000 Lara Croft diverse, io credo che nel senso... Io non sono nel mondo dei videogiochi, quindi premetto che parlo da noob. Esatto, l'ho visto succedere, per cui è l'unica cosa di cui posso parlare, tipo The Witcher, hanno deciso di prendere i libri e adattare vagamente quello che è l'estetica al videogioco perché è più famoso. Però sì, io ho visto... In realtà il libro ha una descrizione... leggermente diversa. Sì, ma cioè, nel senso, il fatto per farlo piacere di più ai videogiocatori hanno preso questa cosa qui, ma in realtà la storia di per sé... non è basata su veramente Witcher, perché in realtà la storia dello strigo è leggermente con spunti diversi nel gioco, poi puoi fare delle scelte, quindi c'è nel senso, capito, puoi completare delle quest, se te le completi fai qualcos'altro, sganciarlo, ed è tutt'altra cosa di... quello lì è una serie e va bene. L'unica cosa che so di The Witcher del videogioco, e la dico perché fa ridere, che tu puoi a un certo punto puoi scegliere se andare con una donna o con l'altra, ma se provi a fartele tutte e due ti legano al letto e ti lasciano lì. So che questa cosa succede perché una mia amica mi ha raccontato che ha provato una cosa, ha provato l'altra e poi ha provato tutte e due. Magari senza portafoglio pure. In quell'esatto momento ci sta bene. Dono un soldo al tuo Witcher, o balla abbondante.
Oh, Bali, Flint. Quindi... Che tra parentesi la canzone italiana è fantastica. Cattivo film, cattivo attore. Parlando di questo, possiamo parlare dei nostri film trash preferiti. Oh, no. Ma dipende cosa hai definito trash, perché in realtà io ho molti film che molti dicono trash, per me non sono trash, quindi sono film che mi piacciono. Allora... Cosa che è palesemente trash sono tutte le cose della Asylum PM, Asylum, esatto. Dacci dei gadget. Secondo me film trash può essere definito un film che si capisce che non ha un mega budget, però molte comunque... pretese. Esatto, però ti intrattiene, sì. Lo stesso, che è diverso secondo 3D. Me, che però è diverso ancora secondo me dal film proprio a low budget con gli effetti speciali di me. Cioè io, secondo me, tipo Dracula Untold è trash perché comunque la qualità delle cose sono buone, gli effetti speciali sono buoni, gli attori sono bravi e la storia, vabbè sì, ok, però non è... I passi Dracula, su. Esatto, cioè non è Dracula di Coppola, per dire. Certo. Quindi quello, allora, è il trash. Io ho il trash che, tra parentesi, in realtà quando vedo qualcosa che per me personalmente è trash, non oggettivamente trash, per me sono i Fast and Furious. Secondo me ci siamo fermati al quinto, togliendo il quarto. Che franchise. E no, ma fino al quinto a me piaceva. Dopodiché è arrivato il sesto e ho cominciato a dire vabbè, lo guardo. Io ho visto l'ultimo Universo a parte, Obsession Show, Universo a parte, perché quello lì è quel trash che magari una gente dice fatto palesemente per essere trash, ma a me piace un sacco. Io guardo Hobbs and Shaw, dico, perché non sono partiti così dal primo Fast and Furious? Ma sì, ma perché il primo me. È in una maniera, il secondo in un'altra, il terzo... Che era un altro, cioè parte. Comunque è iniziato primi anni 2000, quindi passato, cioè si è evoluto anche quello, quindi... La moda del film trash, secondo me, è venuta fuori metà degli anni 2000, cioè quel fare film... Mm-hmm. Giusto per essere trash, cioè che possono essere... Beh, però ci sono quelli, gli horror anni 80 che sono tutto l'altro capitolo. Tipo Darkman. Darkman. Sì. Darkman era un film horror, in realtà, thriller. Sì. Beh, un po' come era Maniac Cop. Maniac Cop, non l'hai mai visto? No, questa di no. Me lo segno. Zio Pera. No, l'altro giorno ho beccato su TikTok una ragazza... Sì, a parte The Staff è orribile. Ho beccato una ragazza che stava vedendo un film, che però era molto recente, che l'ho mandato a Manuel perché sapevo che avrebbe apprezzato. Ovviamente era la durata di un TikTok, quindi un minuto. Però ha stoppato proprio nel momento in cui noi volevamo sapere cosa succedeva, perché era un film in cui c'era questa poltrona killer. Ovviamente era la durata di un TikTok, quindi un minuto. Però ha stoppato proprio nel momento in cui noi volevamo sapere cosa succedeva, perché era un film in cui c'era questa una poltrona killer. Avete presente il Chuck? Adesso tiro fuori una roba un po' vecchia. Il Chuck. Il Chuck con i mini poster. E in fondo aveva i fumetti di Disegni. Stefano Disegni, tra l'altro. Esatto, che alcuni erano molto divertenti, altri non mi piacciono. Altri erano, no. Aveva fatto Godzilla, sì, l'ultimo, quello del 2014. E c'era Coso, Ken Watanabe, che non mi ricordo come si chiama nel film. Lui, il professore. Ricordo, però sì. Professore, che aveva ripeteva sempre la stessa battuta, che era facciamoli combattere. Fateli combattere, signore, è pericoloso, non dovrei... facciamoli combattere. E alla fine era, li voleva vedere combattere, vero? Sì. Un po' come quando liberano il T-Rex alla fine di Jurassic World. Tu aspetti solo quello. Aspetti solo quello col fumaggio rosso. Mamma mia. Vai a prendere la bellissima. Vai a prendere la queen. Vai a prendere la bestia. Secondo, io a un certo punto volevo alzarmi e uscire quando si vede la sagoma del brontosauro che resta sull'isola mentre va a fuoco. Io ho pianto tutte le lacrime che ho in corpo. Volevo alzarmi. Non piango da quel giorno. No, scherzo. Non posso più piangere. Perché poi l'hanno lasciato indietro. Ma quello ci sta come ragionamento, in realtà è giusto. No, è giusto, però è terribile. Cioè, esatto. Terribile. È come se ti dicessero, abbiamo già una razza di cane, non ci serve portare gli altri, quindi possono anche morire bruciati. E poi si tengono quelli che volano. Che sono i peggiori. Puoi immaginarti una c***a di pterodattilo sulla macchina? Cioè io faccio fatica con quelle. Risponde di pizza, immagino. Il capitolo che voglio aprire è il capitolo trailer. Io da un po' di tempo non li sto guardando più. Perché? Si collega anche all'argomento spoiler che abbiamo fatto dei social media paio di puntate fa. A parte quello, che quindi adesso guardi il trailer e praticamente hai visto tutto il film. Si collega anche alla Marvel. La Marvel... Ce l'ha per vizio. Metterò uno spoiler perché probabilmente c'è gente che non l'ha visto ancora. Vi faccio saltare se non avete visto gli ultimi capitoli degli Avengers. Però non puoi farmi morire Spider-Man e poi dopo due mesi mi fai vedere che sta uscendo un nuovo film di Spider-Man.
Quindi io già da qualche anno a questa parte i trailer non li guardo più. So che esce ma il film e vado... sarebbe stato bello se ti avessero fatto vedere il, film, il trailer di Spider-Man. Ma c'era solo la faccia di Tobey Maguire. Ricollegandoci alla cosa che diceva Giulia del film sì, brutto, non è detto che l'attore sia... Ci sono tre elementi che io considero, anzi quattro. Una buona sceneggiatura, che già è una base buona. Un buon casting, un buon regista, dei buoni attori. Queste sono le quattro cose che devi avere. Poi location giustamente, perde importanza a un certo punto. Quindi queste quattro cose devi avere. Quattro si fa così, Fede, intanto, innanzitutto. Sì, ma io faccio tre così, quindi a me... Vabbè, lei fa il tre alla... Inglese, sì. Che uccide tutti in... Sono cresciuta in Olanda, in Olanda si contava così, quindi... Sì, no, lo so. Noi citavamo Fassbender. Adesso c'è la tendenza a essere talmente grossi che tu, tipo la Disney, tu praticamente se sei sotto contratto con la Disney sei in carcere. Cioè guadagni miliardi, ma sei in carcere. Cioè quanti sì, attori, tantissimi che dicono... Lo sto facendo per i soldi, cioè... Sì, sì. Sì, ma un po' come gli idol coreani, Esatto. Stesso discorso. Cioè, lo faccio perché mi sta nascendo un figlio, oppure lo faccio perché almeno poi posso fare altro. Io per quello amo tantissimo David Castagneda, che è Diego, di Umbrella Academy, perché quando l'hanno intervistato gli hanno detto «Cosa ti ha fatto interessare a questo progetto?» Lui, «I soldi, avevo bisogno di soldi». Sì, ma perché cioè... è andata bene perché è veramente molto bello Umbrella Academy. Esatto. Non è sbagliato come concetto. È vero che o ti va di culo e quindi finisci in un franchise veramente in una cosa che fa il botto, sì. Oppure finisci in un telefilm che non è che sia wow, e quindi vabbè ti guadagni i tuoi soldini e poi ferma la prima stagione. Esatto. Cioè. Amo un sacco i soldi, però in realtà se un progetto mi piace lavorerei... citando un altro attore abbastanza famoso che è Jonah Hill, se per lavorare con una persona devo prendere bassissimo budget non mi interessa, se io quel film lo voglio fare lo faccio anche. Ma infatti secondo me quello è un ragionamento per quello facciamo Rise. Esatto. Quello secondo me è il ragionamento che fanno tutti quando allora soprattutto quelli che già magari hanno i soldi oppure quelli che stanno iniziando e dicono cazzo io voglio fare qualcosa. Generalmente se poi entri in un loop che è quello, io parlo di fama a livello più alto, hai dietro tutta una serie di spese che sono gli agenti, che sono il tuo look, il tuo aspetto da curare, che sono le feste a cui devi andare, che sono le cose, e hai quindi necessità di un budget elevato. A me viene in mente Oscar Isaac, Star Wars, cioè cacchio, se ti chiedono di far parte di Star Wars fai subito. L'ho amato fortissimo in Sucker Punch anche. Esatto. Ma... però non mi pagare, non mi interessa, non voglio... fammi entrare. Quanti attori? Simon Pegg, Daniel Craig che ha fatto la comparsa vestito da Stormtrooper. Cioè, sì. Non mi interessa. Però nel momento in cui ti trovi in un ambiente così brutto, Oscar Isaac ha detto proprio che lui l'ha fatto per i soldi. A quel punto lo faceva per i soldi. Sì, perché dopo il primo film l'ambiente era talmente brutto. Cioè la gente che... il tipo di persone in cui ti ritrovavi era più marketing che arte. Ma ormai è sempre così. Per quello Endgame non funziona, perché è stato troppo marketing. È stato troppo basato sui soldi piuttosto che sul... A me piacciono i fumetti... voglio vedere una cosa basata sui fumetti con i quali sono cresciuta e invece mi trovo davanti una roba. È il motivo per cui The Mandalorian funziona così tanto, perché Jon Favreau è bravissimo e gli piace Star Wars. Ho il film trash Jennifer's Body. No, allora ragazzi, a me è piaciuto tanto. No. Ma non nel senso capolavoro, però ho detto sconvolgente. Cioè una Dan Brody deficiente. Io ho un ottimo film trash che si è rivelato non essere più trash, cioè Manu sei illuminato di luce proprio. Sì, è vero. Sì, scusatemi, mi sono uscito la luce. È diventato Super Saiyan. Dobbiamo alzare le mani al cielo. Convintissima, inizio a guardare questo film convintissima che sia il film trash della vita e si è rivelato un film bellissimo. Hercules con The Rock. Ma in realtà infatti è molto bello come film. Io non l'ho guardato come trash, l'ho guardato come film di The Rock. Io ero convinta penso sia The Rock. Sia The Rock o qualsiasi cosa fa. Perché era Scorpione, Rampage, ne vogliamo parlare. Esatto. Anche Rampage, quello con gli animali giganti. Io sono andata a vederlo convinta che sarebbe stata una boiata pazzesca e sono uscita tipo... Mio Dio! Sì. Io l'unico che non posso salvare di The Rock purtroppo è Jumanji. No, mi spiace perché c'è anche Jack Black che io amo fortissimo. È vero, però Jumanji... E Karen, come si chiama? Gillian? Karen Gillian. Gillian. Lei mi piace tantissimo, però io Jumanji, per me Jumanji è uno solo e non si può. Già che l'hanno rifatto ho detto...
Sai qual è stato il problema lì? Perché l'idea, l'idea era ottima, perché invece di fare il gioco da tavola, giustamente vai sui videogiochi. L'idea sì, però, stava, cioè, no, ha ragione però... anche Manuel che è un sequel, è quello che vuoi, però non, no, io non è intoccabile. Allora, secondo me l'idea era ottima, perché comunque non facevi il remake, facevi una roba nuova. Potevano chiamarlo con un altro nome invece di chiamarlo Jumanji, sinceramente. Non l'avrei collegato al capolavoro che è Jumanji. C'è questa tendenza, forse ne abbiamo già parlato in qualche episodio precedente, di raccontare il cinema attraverso delle spiegazioni e non attraverso le immagini, perché esatto. Nei vecchi film, in quelli più vecchi nel senso dei nostri anni, della nostra età, non te ne fregava niente anche se non c'era la spiegazione di quella cosa. A me viene in mente Batman di Tim Burton, inizia che lui è già Batman, compare, tira via un tizio e tu non sai niente, sai che sono morti i suoi nel vicolo, ma perché te lo dice a un certo punto. Chi non aveva mai letto i fumetti vede questo che aggredisce la gente vestito da pipistrello, però non ti fai domande. Se una cosa ha senso, non ti fai la domanda del perché, non ti cerchi la spiegazione. Invece adesso c'è il doppio calibro, ovvero o è tipo i film di Nolan, e quindi non ho capito un cazzo, ma è Nolan, quindi è bellissimo. Mi è venuto in mente il video dove lui spiega la sua logica dietro il mente, esatto. E dice... Ok, cioè a me dà fastidio tipo mio figlio è triste perché è morta la mamma e quindi io da padre single devo portare, ma fammelo vedere, non voglio sentire che oppure le parentele, fratelli che si chiamano sorella, fratello, cugino, ma nella vita reale chi si voi avete mai chiamato il cugino? No, cugino, cioè a parte per scherzare magari, però cioè, okay. Fratello magari no. È un discorso serio, no, esatto. Tuo cugino sta piangendo e dici cugino, non piangere cugino, cioè ma da quando? Cos'è? Questo brutto vizio. Oppure il montage che c'è all'inizio di Sucker Punch è l'esempio che faccio sempre, il montage all'inizio di Sucker Punch fanno vedere come si fa, cioè fanno vedere cosa è successo alla ragazza, era maltrattata dal padre, se mi ricordo, per sbaglio ha ucciso la sorella, ma non c'è nessun dialogo, me lo fai vedere con un montage bellissimo, con una canzone stupenda e basta. Non abbiamo abbastanza tempo per tirare in ballo Zack Snyder, però perché sennò stavo per tirare in ballo. Sono fan dei montage, sì, si capisce, ma anche da Rise. Però sì, no, Snyder è fantastico. Infatti questa cosa di Sucker Punch, che mi fa vedere il montage della sua vita, di quello che le è successo, senza spiegarmelo, me lo fa vedere. Tra l'altro il montage fantastico, canzone cantata da lei, tra l'altro, di Sweet Dreams. È una cosa bellissima. Cioè, quella cosa lì ho detto... Però anche Watchmen, il suo Watchmen, che io l'ho letto pochissimo i fumetti, non sono un'esperta. Però ho visto il film senza aver visto niente e anche lì non c'è niente di spiegato. No, anche lì montage. Bellissimo. Watchmen è bellissimo. La serie non l'ho ancora vista. La serie non l'ho vista, però Rorschach l'ha fatto troppo bene. Cioè, Rorschach è il personaggio più bello. Non me l'aspettavo così bello. Dottor Manhattan. Tra l'altro sempre gli stessi attori, perché quello che fa Dottor Manhattan è quello che fa il padre di Flash in Justice League. La cugino che fa cugino che fa. Che lei è meravigliosa, qualsiasi cosa faccia quella donna. Coso, Jeffrey Dean Morgan che fa Thomas Wayne. Sì, tu vedi, la DC si era impegnata così tanto per fare i costumi, anche Nolan, cioè con Batman, tutti i costumi, c'erano cioè, i capezzolini di Batman, quello di George Clooney. Quello è terrificante ancora. No, è bellissimo, a me piace un sacco anche quello, quella è la mia infanzia, io lo adoro, tuttora per me Val Kilmer, che non ci sta per niente come Bruce Wayne, è Bruce Wayne. Però guarda che gli occhiali e il dolce vita erano troppo Bruce Wayne. Sono cose brutte che vedo nella mia sleep paralysis, ragazzi, cioè, veramente. I capezzoli di George Clooney. Mi faccio domande del tipo, com'è che show come The Witcher o Sabrina hanno veramente tantissimi soldi e dici perché hanno parrucche o lenti a contatto che sono brutte, ma proprio brutte, che tu le guardi e dici si vede che è una parrucca, si vede che sono lenti a contatto, e poi ci siamo noi con 3 soldi che prendiamo le parrucche da Amazon e le lenti a contatto dall'ottico sotto casa o da Amazon. Vabbè, abbiamo fatto tutte e due in realtà, perché per Angelica, per Zatanna ci stiamo citando. Amazon, mandami un PC buono, Amazon, ottimo, mandaci dei buoni euro, per favore, ti stiamo sponsorizzando. Però tipo per Angelica, per fare Zatanna, gliel'ho preso io dall'ottico. Giulia se le prese da Amazon, comunque sono belle. E quando abbiamo detto no, sia Zatanna che Poison hanno una parrucca, e Harley ha lenti a contatto, Harley ha le lenti a contatto, Zatanna ha le lenti a contatto, no, queste cose qua, la gente rimane tipo cosa? Io pensavo che Poison fosse rossa, pensavo che Zatanna fosse bruna, pensavo che Harley avesse veramente gli occhi chiari, cioè perché noi che abbiamo 2 euro per fare queste cose ci vengono bene e loro che hanno i soldi
E non è per autocelebrarci, però intendo, se ci riusciamo noi facilmente, tra l'altro, perché non è che ci facciamo in quattro per fare una roba del genere, alla fine le compriamo da Amazon, non è che le facciamo noi, però se ci riusciamo noi con quattro soldi, perché non ci riescono loro con patrimonio che c'è dietro? Le parrucche mi danno molto più fastidio. Mi danno tanto fastidio perché si vedono. Perché tipo le lenti in alcune angolazioni non si vedono, in altre si vede tantissimo. Tipo nel primo episodio di The Witcher secondo me sono fatte benissimo perché non sembrano lenti. Per il primo episodio hanno usato tutto il budget, perché anche la parrucca non è tanto male. Voglio dire una cosa. Dobbiamo fare una buona prima impressione. Esatto. Voglio dire una cosa. Chiudono e restano. Anche essendo una persona che non si mette le lenti a contatto, penso che in realtà Henry Cavill le abbia messe una volta per aver detto col c***o che le rimetto, gliele abbiano fatte in CGI male, di proposito, per dargli fastidio. Ho un aneddoto che lui voleva girare, perché lui è un nerd maledetto e adora The Witcher, e si è proposto lui per la parte, ed è stato anche, si è anche ridotto il budget, è stato un giorno intero con le lenti. E il suo assistant privato l'ha trovato in un angolo a piangere perché gli facevano male gli occhi. Povero. Comunque, quindi guardate Rise, perché in realtà è Rise. Io personalmente ho due ruoli, lo dirò perché è palese. Oddio, scusatemi. Palesemente. Mm-hmm. Sono sia Gordon che lo spaventapasseri, due ruoli, uno opposto all'altro. Mm-hmm. E la cosa bella è che entrambi i ruoli mi appartengono. Spesso sulla pagina chiedono a chi di noi, perché alcuni di noi hanno fatto più personaggi, abbiamo un video dedicato a questo, ve lo linko giù se vi interessa. Il cane fantastico, Eros. Ma... scusate un attimo. C'è un cane, spiaccica. Fatti 5. Spesso chiedono, specialmente a Manuel o a Emma, che fa sia Joker che Pinguino, spesso chiedono chi ti piace di più. Qual è quello che mi prende emotivamente di più da voler fare? Sì. Emotivamente io sono attaccato di più a Gordon, per il semplice fatto che è una persona molto delusa dalla vita, ma continua ad andare avanti e a combattere per il giusto. E questa è una cosa che mi piace un sacco, che è una cosa che, diciamo, vorrei poter fare io, ma la mia personalità reale mi impone invece di fare come lo spaventapasseri. E questo è il problema, nel senso che sono molto più vicino su esatto. Sono molto più vicino ad arrabbiarmi come lo spaventapasseri, ma quando mi arrabbio come Gordon cerco di metterci più me stesso. Quindi è un po' complicato quello che sto cercando di dire, semplicemente è che io voglio fare più Gordon perché mi sento più lo spaventapasseri, proprio come atteggiamento, un po' più menefreghista, a volte proprio che vuole semplicemente creare il caos, perché se una cosa non gli va bene crea il caos, e questo è quello che fa lo spaventapasseri di base, mentre Gordon invece è una persona che si trova in mezzo al caos e cerca di trovare delle soluzioni, soprattutto anche per persone che non meriterebbero questo atteggiamento, ma lui lo fa lo stesso. Certo. Molte volte andando contro se stesso, e questo è una cosa che sfortunatamente in realtà non riesco a fare. Gordon è molto sia molto tende a perdonare molte volte le cose che succedono, anche se in realtà è un po' vendicativo, lo è, a differenza dello spaventapasseri che non è vendicativo, semplicemente se gli stai antipatico prende e ti dà fastidio. Io ho una domanda per entrambi, perché io in questo progetto non ho questo problema, perché il mio personaggio non esiste, quindi okay. Ma come vi sentite a interpretare un personaggio preesistente interpretato già da qualcun altro, e quindi magari c'è una sorta di aspettativa? Allora, per fortuna quando io ho iniziato non c'era ancora. Sì. Per cui io ho iniziato avendo la libertà di prendere quello un che po' volevo. Meno ansia addosso. Esatto, prendere quello che volevo dai fumetti o dai cartoni che mi piaceva di Harley. Devo dire che la prima volta che ho visto l'attrice che avevano scelto, meravigliosa. Ero un po' preoccupata perché il costume era terrificante. Le culotte con la calzarete. È diventato l'emblema di Halloween praticamente. Quella. Esatto, cioè il tacco no. Cioè, è più coperta del fumetto, quindi per carità. E poi Margot Robbie ha partecipato alla scelta del costume basandosi su una Rockstar. Che adesso non mi viene il nome, ma però il tacco. Avril Lavigne a caso. No. Però il tacco in battaglia. Altro cioè, quel tacco, perché c'è il tacco tattico. O è la mini zeppa di Wonder Woman. Cioè, quello non lo sopportavo. Ho visto un tipo di personaggio, sia il primo, sia Birds of Prey, che non era vicino a quello che stavo facendo io. Era come se io, al punto della storia in cui eravamo noi, io fossi già in un altro più avanti.
sì, come dire, a livello di evoluzione del personaggio ero già leggermente più avanti. Era come se fosse un universo alternativo, non mi ha dato così tanto fastidio. La pressione, anche quella, neanche tanta, perché appunto è un personaggio che ha talmente tanti anni, talmente tante versioni, talmente tante, che uno può sceglierne una e certo, essere completamente diverso dall'altra. Cosa che secondo me invece per Gordon è un po' più difficile. Sì. Mille Gordon e mille... Beh, io, lasciando stare che il mio personaggio preferito di tutta la saga è proprio Gordon, non tanto Batman, perché Batman siamo tutti capaci con un sacco di soldi e un po' di abilità a fare Batman, ma per fare un commissario di polizia, perdonatemi il termine, lasciatemelo passare, con i contromuscoli, così non devo dire, non mi dovete censurare, i contromuscoli, no, è difficile, quindi l'ho sempre apprezzato e dove ho voluto dare una mia personalità, o quello che vorrei tanto essere, basandomi comunque su quello che ha fatto Gary Oldman, che secondo me è il Gordon il migliore, secondo me, meglio riuscito su molti aspetti, perché comunque è quello che gli hanno dato in realtà più spazio, esatto, per questo ha avuto, lasciando stare quello dei cartoni degli anni 90, che per me era il Gordon fantastico, quest'uomo di 60 anni che è come se ne avesse in realtà 35, bianco, questo ciuffo bianco in realtà ne aveva 35, ma gli sono messi i capelli bianchi un po' precoci perché Batman, questo è proprio... di esatto. E quindi ho sempre avuto questa versione più giovanile, cioè quasi più giovanile, perché comunque a livello di forza nel cartone era molto giovanile come Gordon, mentre invece Gary Oldman è uno che ne ha passate tante, infatti lo si vede iniziare e finire in quelli di Nolan, ed è stato un po' difficile cercare di dargli un'interpretazione che fosse apprezzabile, soprattutto perché volevo dargli un mio tono. E per invece, io essendo due personaggi, devo spezzare una lancia in favore dello Spaventapasseri. Lo Spaventapasseri, come ho detto, invece Federica mi ha dato delle linee guida e l'ho fatto completamente diverso da quello che è nei fumetti, certo, e nei cartoni e nei film. Che lo Spaventapasseri non ha molte rappresentazioni cinematografiche, non ne ha tante quanto Batman, come Joker, come può essere Joker o Gordon, quindi anche lì sei stato un po' più libero. Sì, ma noi in realtà proprio la cosa che volevo farlo un po' diverso, con la scusa che comunque noi siamo partiti in un livello avanzato, non è che è partito da zero, è in un livello già avanzato, in una situazione che era l'asylum, quindi il manicomio, lui può cambiare completamente personalità. Lo è diventato, lo era già prima, non si sa, scopriremo presto, si spera. È stato criticato molto il personaggio dello Spaventapasseri da persone esterne, proprio perché non riassume quello che è lo Spaventapasseri nell'universo della DC. Abbiamo unito delle linee temporali in un unico universo, perché ad esempio Gordon qui è giovane, ma Batman è grande, nel senso che hanno più o meno la stessa età Gordon e Batman, cosa che non si è mai vista. Sinceramente Gordon è sempre stato più grande. Abbiamo creato proprio una cosa a sé. Che a me piace molto questo aspetto, che ognuno ha portato una parte di se stesso, una versione del personaggio di un momento che preferiva, e in più sono convinta che il motivo per cui lo Spaventapasseri magari subisca queste critiche è perché hanno un solo paragone da poter fare, cioè c'è uno Spaventapasseri, un grandissimo attore, tra però, parentesi, per esatto, carità, però è chiaro che dici non somiglia, e poi non è un volto, cioè è un volto ma in realtà ha la maschera, per cui dici non è uguale a quello che abbiamo visto, è l'unico che conosciamo, perché è l'unico che... Ma al massimo sai cosa che fa ridere? Che anche in Gotham sono due di Spaventapasseri, capisci? E sono uno diverso dall'altro. Quando si vede qualcosa di diverso è sempre soggetto a... è un po' come la musica, non si rendono conto che la musica si deve evolvere, no? Quindi quando una band fa una cosa diversa, Linkin Park ad esempio... Quante critiche, poverini. Io li ho amati uguale sempre. Sempre fedeli. Esatto, sempre fidelis. Però non ha un ritaglio come piuttosto più importante come ce l'ha Harley Quinn, piuttosto che Poison Ivy. Per adesso. Per adesso. Però è un personaggio che comunque ha un suo perché, che quando lo chiamano si fa vedere, tu non puoi non vederlo Spaventapasseri, perché lo senti per prima cosa. Hai un film da suggerire ai nostri spettatori? Semplicemente un film che hai visto magari questo mese, questa settimana, ieri? Ve ne consiglio due, perché sono, se non è uno successivo all'altro, vanno guardati. Il primo è Shape of Voice, che lo trovate comunque, si chiama La forma della voce in italiano, e il doppiaggio italiano è fantastico, quindi guardatelo. E l'altro è Your Name, punto. Guardate questi due anime, questi due film ad animazione, se non vi viene da piangere, probabilmente non potremmo essere amici. No, scherzo, liberissimi di emozionarvi come meglio credete, ragazzi. Mi piace. Fede, tu che film hai da consigliare o serie? Ho riguardato di recente The Returned, telefilm molto bellino, che però purtroppo hanno cancellato
ci colleghiamo ad altri discorsi che abbiamo fatto, hanno cancellato dopo la prima stagione, ma secondo me meritava. Era su Netflix, ma su Dailymotion dovreste trovarlo tranquillamente, in italiano tra l'altro. Parla di gente che ritorna dalla morte, e quindi questa cittadina è abbastanza confusa a riguardo. Mi stoppo qui perché... E poi è un film spagnolo che si chiama Durante la tormenta, cioè su Netflix. Mi ha lasciato senza parole perché è una sorta di loop, ma è anche un collegamento tra linee temporali. Gli spagnoli seriamente stanno facendo cose molto fighe. So che Manuel non è d'accordo con me, ma... No, esatto. Però c'è un film molto simile con Ethan Hawke, se non sbaglio. Premonition. Ragazzi. Fantastico quel film. Ve lo consiglio, guardate anche La casa sul lago del tempo con Keanu Reeves. Esatto. Infatti a me ha ricordato quello anche un po'. E Frequency a questo punto. E Frequency. Giulia? Frequency? Sicuramente perché okay. Siamo su questo tema, sì. Mm-hmm. Siamo sul tema della Spagna, quello che ho visto su Netflix, mi sembra, Il buco. The Platform. The Platform. Molto... stranissimo, sì. Angosciante. Non posso dire che è bello. Sì, ancora non ho capito se mi è piaciuto. Però va visto, secondo me. Se sei uno a cui piace il cinema, va visto. Perché sono quelle cose che... Un cartone che mi è venuto in mente, che forse non ho citato nell'episodio del revival che abbiamo fatto, James la pesca gigante. Manu, vuoi avere l'onore di fare il taglio? Allora, alla prossima! And cut! Io ci sono. Ma mi devi tossire in camera, Elena? Sì, ma sto registrando una cosa, quindi, perché il doppiaggio è una branchia del cinema. C'è una branchia. Branca. Una branchia. Una Se vuoi puoi rifarlo, non c'è problema. Del tonno di Pinocchio, quello bruttissimo. Tonno Rio Manuel, la ripeto un'altra volta, non si sa mai.